era un mattino d'inverno. Lei doveva fare troppe cose. Lui cominciò a piangere. Iniziò un incubo. Benvenuti, amanti del crimine, in questo nuovo episodio dei Gialli di Matte. Quest'oggi siamo su un nuovo caso che vi, come posso dire, vi sconvolgerà, perché oggi parleremo del delitto di Cogne. Un delitto che è andato avanti per tanto tempo. Quindi, non perdetevi nessun mio video dei Gialli di Matte. Ho costruito il teatro apposta. Andate lì. Come vedete, lo show sta per iniziare. Mi raccomando, ragazzi, prima di iniziare questo video dei Gialli di Matte, vi consiglio di andare ad iscrivervi al mio canale. Se non volete che un assassino entri nella vostra casa e vi concia per le feste. Ma soprattutto, ragazzi, la cosa più importante che dovete fare è attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche del mio canale. Non perdiamoci in chiacchiere. Con tutti gli episodi dei Gialli di Matte. Iniziamo immediatamente. Vai! Iniziamo subito. Siamo a mercoledì del 30 gennaio del 2002. Siamo a Cogne, una grande città, o meglio una piccola cittadina in Val d'Aosta, che molti sapevano che era una città tranquilla, una città come per niente di morti, o comunque non era niente. Negli scorsi episodi, come sapete, avevamo affrontato Erika e Omar, i due assassini di Novi Ligure. Avevamo affrontato Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. Avevamo affrontato Giovanni Erra, Nicola, Nico e Mattia, i presunti assassini, il branco che ha ucciso Desiree Pronelli, Ludwig, la banda, Wolfgang Gabel e Marco Furlan. Poi Donato Bilancia, il killer delle prostitute, killer dei metronotte, killer dei treni, il grande killer di tutto il killer più famoso di tutta l'Italia. Ma anche nell'ultimo episodio avevamo affrontato le ragazze di Satana, ovvero le ragazze che avevano ucciso una povera suora. Quest'oggi parleremo del delitto di Cogne. Andiamo avanti. Siamo a Montroz, a Cogne, in Val d'Aosta. Siamo davanti a uno chalet, pochi da passi da Cogne. E come vedete c'è una scena molto strana. C'è il medico del 118. E che sarà mai successo? Sono venuti in un salvataggio perché c'è un bambino di 3 anni che sta male. Il suo nome è Samuele Lorenzi. I medici sono arrivati per via della chiamata della signora, della mamma del bambino, che si chiama Anna Maria Franzoni.
Samuele Lorenzi, come potete ben avete visto prima, ha un'enorme ferita sul cranio, o meglio sulla testa, sulla fronte. Perché mai un bambino dovrebbe vomitare sangue in un momento come questo? Alle ore 8:56 di mattina, Anna Maria Franzoni, 31 anni, è immobile, non dice niente, completamente nulla. È sconvolta. La capisco, in effetti. Parla invece il suo medico di base, ovvero Ada Satrani. Dopo aver ricevuto la chiamata disperata di Anna Maria, lei dice che a Samuele gli è scoppiato il cervello, cosa molto sconvolgente. Ma come molti potranno sapere, lui aveva la testa piena di ferite. I soccorritori chiamano i carabinieri per puro caso. Samuele viene portato all'ospedale. Ma alle ore 9:55 all'ospedale viene data la notizia. Samuele Lorenzi è ufficialmente morto. L'hanno ucciso. Una storia agghiacciante. A Cogne, in Val d'Aosta, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in casa con il cranio fracassato. A scoprirlo la madre. Per i medici il bimbo è stato ucciso. Per ora non ci sono indagati, ma in tutta la regione è scattata la caccia. Il 31 gennaio. Dopo 24 ore dalla notizia della morte del piccolo Samuele, i carabinieri devono interrogare. L'ha trovato lei il suo bambino. I carabinieri devono interrogare lei. Lei è ancora in stato di shock. La capirete, perché trovare il suo bambino, suo figlio, dentro un letto e poi sapere che è morto. Come tutti sanno, è uno shock per tutti. Cosa dice Anna Maria? Anna Maria dice che si era allontanata pochi secondi, lasciando suo figlio Samuele in casa da solo, e perché doveva accompagnare l'altro suo figlio, Davide, nella fermata dell'autobus, perché lui doveva andare a scuola. Queste sono le parole che ha detto Anna Maria Franzoni. Quando Anna Maria rientra dopo aver portato suo altro figlio Davide alla fermata del bus, dello scuola bus, torna a casa e dice di aver trovato Samuele coperto fino alla testa. E magari lei dice: probabilmente mi sta facendo uno scherzo. Ma quello scherzo non era uno scherzo, cioè ha tirato giù la coperta e ha trovato il figlio, anzi si è ritrovata la mano coperta di sangue perché l'assassino di Samuele l'aveva colpito esattamente al cranio, ovvero alla fronte. Quindi. Così ho guardato, ho visto che la camera era di sangue dappertutto. Il bambino io l'ho visto tutto insanguinato, tutti i capelli bagnati di sangue. Cercava di aprire un po' la bocca con il dito così. Ma che è esclusa una rapina, perché è impossibile, nonostante la casa non abbia infrazioni, quindi vetri rotte, finestre rotte, porte aperte con un passepartout o robe del genere, che ne so, effrazioni dal camino, comunque non effrazioni del killer di Samuele. Oltre a tutto sto ambaradam, si uniscono anche il RIS di Parma, ovvero comandati dal colonnello Luciano Garofano. Loro sospettano ovviamente che era esclusa la rapina, perché comunque dentro era tutto a posto,
Cioè non c'era, che ne so, la cassaforte aperta, non c'era niente di effratto, non c'erano finestre rotte, quindi era impossibile che il ladro sia tipo abbia rapinato. Quindi è impossibile che questo sia forse sia stata una rapina finita male. Per il colonnello Garofano è l'indizio più grande di cui ha trovato è la camera di Anna Maria. È lì che si è svolto tutto. C'era sangue ovunque, sulle pareti, sul soffitto, dietro il coso del letto, sotto le coperte, nelle coperte. Sotto il letto c'era sangue ovunque. Ora vi faccio ascoltare una testimonianza dalla dottoressa Ad Satraini, ovvero il medico di base di Anna Maria, in cui lei racconta che durante quello che è successo quel giorno che ha soccorso Samuele. Sentite un po' cosa ha detto. Ho detto: Dio mio, ma che cosa è successo? E sono intervenuta, il bambino respirava ancora, perciò mi premuravo di tenerlo In vita. in vita. Comunque, quando è arrivata lei in casa c'era solo la madre. C'era solo la madre, sì, disperata. C'era il bambino che giaceva supino qua, perché desideravo pulirle il viso che era completamente coperto di sangue. Qui fuori. Con il cuscino, sopra il cuscino c'era una coperta, ecco, io l'ho portato qui. Quindi ha visto se per caso la mamma è andata su e giù per la casa nel mentre La della mamma può darsi che sia resuscitazione, andata giù dalla casa perché è stata comunque tutto sommato nella disperazione e cercava molto di darmi un aiuto. ecco. Sì. Quindi, questo è stato il racconto della dottoressa Ada Satraini, ovvero il medico curante che ha soccorso Samuele nel tentativo di soccorrerlo. A Cogne, intanto, un paesino piccolo di abitanti che si conoscono tutti, si diffonde ovviamente la paura, perché uno di quegli abitanti potrebbe essere il killer. Cogne esterrefatta, incredula e in parte anche profondamente arrabbiata. C'è paura, compreso gli adulti, non solo i bambini, non solo le mamme, ma insomma è cambiato un attimino qualcosa. La preoccupazione c'è sempre, fin quando non hanno trovato chi è stato, siamo sempre preoccupati. Ma chi può essere l'assassino di Samuele Lorenzi? Un pedofilo, un assassino, un serial killer? Potrebbe essere chiunque, qualunque cosa. No, però questa cosa venne infondata che fosse un pedofilo o un serial killer. Il RIS disse: secondo noi, è un omicidio per vendetta, cioè vendetta dei genitori di Samuele, ovvero Anna Maria Franzoni, la mamma che abbiamo visto all'inizio, e di Stefano Lorenzi. I due erano delle persone per bene, quindi era inutile dire sì, sono delle persone ignobili, ma possono essere anche delle disgraziate. Siete dei disgraziati, quindi andiamo avanti. Quindi, analizziamo un secondo la famiglia. Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi non sono di Cogne, cioè vengono dalle montagne bolognesi. Lei lavorava in un bed and breakfast e lei va subito a Cogne dopo aver fatto la maturità, quindi una cosa assai alla svelta. E Stefano Lorenzi, lui andava a Cogne per vacanze, quindi si erano conosciuti così loro due, quindi è stata una storia d'amore questa. Quindi a Cogne loro due si stabiliscono lì, nel posto in cui si sono innamorati e incontrati. Nell'affondo più assoluto, lei lavorava come ragioniera, però
però con la nascita dei due figli, Davide e Samuele, non poteva, non poteva fare da ragioniera, quindi fece la casalinga per i bambini. Lui invece crea Stefano Lorenzi crea una vera e propria agenzia di elettrica che va piuttosto bene, insomma, come cosa. Ci furono alcuni sospetti. Chi ce l'ha con la famiglia Lorenzi? Con la famiglia Lorenzi. Anna Maria e Stefano raccontano che per costruire il chalet hanno avuto dei disprezzi con i vicini, quindi la prima cosa che interviene al RIS era interrogare i vicini di casa. Hanno avuto disprezzi con un vicino, ovvero, il suo nome adesso arriva, un vicino di casa di nome Ulisse Ghisardash. Piuttosto strano come nome, sì, lo so, Ulisse Ghisardash. Una persona molto strana. Sentiamo un po'. Secondo i racconti di lei, di Anna Maria, Ulisse Ghisardage è un personaggio abbastanza strano. Ma la cosa che fa stranire un po' di più è che lui indossava una parrucca, era un tipo piuttosto scabroso, un po' così, un po' riluttante, ecco. Un po' strano, ecco. Questa è una cosa che fecero un po' sospettare gli inquirenti. Il giorno prima dell'omicidio, quindi il giorno prima in cui Simone venne ucciso, Ulisse Ghisardage, vabbè, Ulisse, lo chiamo così perché comunque il cognome non è uno dei proprio migliori, scusate, Sarrido, ma ovviamente parlo a nome della famiglia di Samuele, che a me ovviamente dispiace un casino per l'omicidio del figlio, perché comunque un figlio è un dono di Dio, dicono. E insomma, dal puro caso, ovviamente, il giorno dopo, il giorno prima dell'omicidio, Ulisse si incavola, cioè praticamente si arrabbia, sgrida Simone, sgrida Samuele un po' duramente, quindi un po' più nervosamente. Fanno subito scattare la colpa a lui. Ma non è tutto. Stefano e Anna Maria sospettano anche di qualcun altro. Sto parlando di Daniela Ferrò. Anche lei era una tizia molto strana, una vicina molto strana, e insomma anche lei si metteva a spiare, insomma come Ulisse si metteva a spiare la signora Anna Maria, mentre lei stavano solo facendo le pulizie di casa, per esempio. Ma soprattutto Daniela Farrod era stata la prima ad entrare nello chalet dei Lorenzi, prima dei soccorsi, o comunque prima che i soccorsi arrivassero, e qui ha fatto un po' scattare i sospetti, proprio i sospetti quelli grandi. Quindi Anna Maria pensa che la vicina gli nasconda qualcosa di tenebroso e terrificante, ma vi farò sentire una telefonata, comunque un'intercettazione, che Anna Maria dice qualcosa su Daniela Farrut. Sentite un po'. Ma non sono gli unici. No, il coniuge di Lorenzi, Ulisse Ghisardage e Daniela Ferrò non sono gli unici che pensano di avere dei sospetti. Gli altri che hanno pure dei sospetti, ovvero sono i coniugi Perratoni,
I coniugi Perratoni, la signora Perratoni era ancora sconvolta per la scomparsa della figlia ancora piccola e quando disse, sentite un po'. Lei avrebbe detto ai Lorenzi: dovreste provare anche voi quello che dovreste provare anche voi cosa significa perdere un figlio. Quella frase arrivò maledetta, cioè come nel senso una maledizione, un malocchio. Come sappiamo tutti, i giornalisti scrivono cavolate perché si comincia a insinuare che comunque che Samuele sia stato ucciso da sua madre. O da suo padre. Raga, i media scrivono sempre cavolate. Anche questo non c'entra niente, ma per caso per Michael Jackson, un cantante pop, hanno scritto che lui, per cause che lui stava con i bambini, diceva che era un pedofilo. Solo perché lui giocava con i bambini. A secchiate d'acqua. A tirare coi palloncini, lo spiegherò una serie live, però ora comunque scrivevano che lui era un pedofilo, ma lui era un buon padre di famiglia, era un buon padre di 3 figli, amava i bambini perché comunque adorava i bambini, comunque non provava attrazioni sessuali nei confronti di bambini. I media, raga, scrivono cavolate. Certi media scrivono proprio cavolate, i giornalisti proprio scrivono così. Infatti, la dottoressa, che infatti sentirete tra poco, dice proprio questo. Sentite un po' cosa dice. Mi spiace, è una scelta a cui sono stata obbligata da una parte di loro. Potrebbe. Loro, quando dico loro, è per non dire voi, perché voi è troppo confidenziale. Sì, insomma, perché continuavano a scrivere cavolate su del fatto che Samuele probabilmente non era morto o comunque era tutto un patatrac. Cioè, i giornalisti scrivono cavolate e infestano solo il mondo. Cioè, raga, io penso che un cantante tipo Michael Jackson è stato invasato, proprio infettato, proprio da tutto questo per i giornalisti, perché lui non aveva un attimo di pace, che ci aveva sotto casa i giornalisti. Ma non è che ci aveva solo sotto i giornalisti, no, ci aveva sotto fan, gente, va bene, gente che lo amava e lo apprezzava, però avere tutto il giorno di giornalisti che ti corrono dietro, comunque gente che tipo telecameraman, cioè ti corrono dietro perché sei una star, ho capito. E comunque ogni volta che per esempio Anna Maria Franzoni usciva di casa, continuavano, e dico continuavano, a rompergli le scatole perché dicevano cavolate. Ecco, andiamo avanti. Adesso di castigare la comunità di Cogne e specialmente di castigare coloro che sono accusati di aver commesso questo orrendo delitto. Siamo al funerale di Samuele Lorenzi. Ce ne sono due. Uno alla parte dei media e dall'altra la parte di Conie, ovvero la gente che si stringe attorno ai Lorenzi, abbracciarli per la causa della morte del piccolo Samuele Lorenzi. In molti sanno che i media dicono ovviamente cavolate. Ve l'ho detto subito, i media dicono cavolate, ma ve lo spiegherò una sera in live su YouTube. Vi spiegherò tutto. Anche se prima di Michael Jackson non c'entrava niente, però comunque era un argomento che i giornalisti gli sono stati dietro, ma tanto, tanto, ma proprio tantissimo tempo. Ma anche quando lui andava, che ne so, al parco, cioè ce li aveva con i suoi bambini, ce li aveva dietro, sempre, ogni volta. E quindi, durante il funerale di Simone, ce ne sono due, ovvero i media, e dall'altra parte ci sono i Cogne che praticamente che si abbraccia ai Lorenzi.
Quindi abbiamo queste due parti e ora vi faccio sentire il servizio del telegiornale. Sentite un po'. Il parroco Don Corrado ha portato le riflessioni al culmine quando ha detto: la verità, quando la conosceremo, riaprirà la ferita, ma sarà anche la liberazione dall'incubo che ci opprime. Portura l'abbraccio di tutto il paese ai genitori, alla madre in particolare. I media, che non hanno niente da fare, ovviamente, intralciano il dovere che devono fare sui sospetti e dicono: Anna Maria, devi spiegare perché ci hai pugnalato le spalle. Quindi questi media intralciano completamente i sospetti su Anna Maria e Stefano. Andiamo avanti. I Lorenzi se ne vanno completamente dal paese, cioè da Cogne, e si vanno a trasferire a Montecuto Vallese, ovvero zona di origine di Anna Maria Franzoni, ovvero nelle montagne bolognesi. Intanto il Risi di Parma ha ha preso dei sacchi neri, 6 sacchi neri contenenti dei possibili indizi sul presunto assassino di Samuele, ma dentro casa non trovano non trovano indizi che li portano a un assassino, comunque a gente sconosciuta. Soprattutto gli inquirenti non trovano possibili prove nei confronti dei vicini, ovvero Ulisse Ghisardage, Daniela Ferrò e i coniugi Perratoni. Quindi non possono essere loro, praticamente. Quindi non possono essere loro che sono entrati in casa di Anna Maria e hanno ucciso Samuele. Non possono essere solo loro. Anna Maria Franzoni, la madre del piccolo Samuele Lorenzi, trovato morto nella sua abitazione di Cogne 2 settimane fa, è stata sentita dal procuratore capo di Aosta, Maria del Savio Bonaudo. A quanto si sa, la signora Franzoni, sempre assistita dal suo avvocato, il professor Carlo Federico Grosso, avrebbe riferito tutto quello che ricordava della tragica mattina. Ora, vi farò sentire un pezzo dell'intervista che hanno fatto a Anna Maria Franzoni insieme al suo avvocato Carlo Federico Grosso. Vi faccio vedere, insomma, l'intervista che hanno fatto a lei e ci vediamo tra poco. Guardatevela tutta. Scala e si stava incamminando, io dietro lo seguì. Thank you.
Dalle parole di Anna Maria escono orrore, schifezza, orrore. L'ho già detto orrore, però comunque escono parole inquietanti. Lei che sale, trova il bambino così. Cosa scioccante. Dopo che Anna Maria sale le scale e trova il bambino, ovviamente chiama subito la Satragni e quella chiamata isterica che avete visto all'inizio, e insomma, questo è quello, insomma, la chiamata alla Satragni, insomma, chiamata ai carabinieri, proprio si sente la sua freddezza, come per esempio la sua, il suo cambiamento di tono. Però andiamo avanti. In questo racconto ci sono disperazione di una donna disperata, triste, di tutto e di più. Si sente che quando chiama i carabinieri, comunque il pronto soccorso, c'è un comportamento strano. Risentiamo la chiamata, se non avete sentito. Lei dice che ha vomitato sangue, ma la dottoressa Satragni dice che gli è scoppiato il cervello. Ci sono molte contraddizioni in questo discorso. È molto strano. Perché Anna Maria avrebbe mentito? Ma la cosa più sconvolgente è il comportamento di Anna Maria dopo che il bambino viene portato al pronto soccorso. Lei fa una richiesta molto strana al marito, ovvero mi aiuti a farne un altro. E qui partono subito le indagini. Ma soprattutto nelle intercettazioni, dove parla di Daniela Ferrod, la vicina di casa, lei racconta come se ce l'avrebbe davanti. Se non l'avete sentita, la riguardiamo. Una cosa veramente strana è che porta via un pigiama e un paio di zoccoli insanguinati. Quel sangue parla, quel pigiama e quegli zoccoli erano di Anna Maria. Quindi, Anna Maria Franzoni, dopo quella cosa, venne immediatamente a Anna Maria Franzoni, 31 anni, viene arrestata per il delitto di Samuele Lorenzi. Sentiamo il servizio al telegiornale. Delitto di Cogne, mandato di arresto nella notte per la mamma del piccolo Samuele, accolta la richiesta del pubblico ministero. Anna Maria Franzoni, la madre del piccolo Samuele Lorenzi, trovato morto il 30 gennaio scorso nella casa di famiglia Cogne, è stata arrestata durante la notte dai carabinieri. Quindi per gli inquirenti e per i carabinieri, l'assassino di Samuele Lorenzi è sua madre, Anna Maria Franzoni. E ora ci sono le reazioni dei parenti, amici e anche conoscenti della famiglia. Carlo Federico Grosso, l'avvocato di Anna Maria, la sua reazione è piuttosto strana. Sentite un po' la sua reazione com'è. In questo caso c'è una tragedia nella tragedia. Ma lei? Sia questo che i magistrati siano una persona
Per bene, nessun magistrato è mai stato capace a dire sei tu. È una cosa impossibile che una mamma possa fare una roba del genere. Per me quei vetri sono tutte calunnie. Il desiderio che si potesse arrivare a fare quello che ho fatto. Paura è dentro di noi, perché domani posso farlo io, chiunque. È per questo che ci colpisce così tanto, secondo me. Ci medesimiamo, non so. Ma una cosa che succede, la Franzoni viene completamente liberata, cioè scarcerata. Quindi si annulla l'arresto. Carlo Federico Grosso, l'avvocato di Anna Maria Franzoni, se ne va. Cioè non muore, ma se ne va. Lo sostituisce un ex deputato di Forza Italia e anche uno dei più famosi penalisti d'Italia, ovvero Carlo Taormina. Andiamo avanti. Voglio dimostrare che sono innocente, sono una madre, voglio giustizia di mio figlio e forse mai nessuno ha tenuto conto di tutto quello che viene fatto contro di me e che comunque sono una persona, una madre e soffro. Ora vi faccio sentire un audio di Porta a Porta con Bruno Vespa che intervista Anna Maria Franzoni e sentite un po' che cosa dice Anna Maria. Andiamo avanti. Che abbia fatto e dimenticato. Tante volte. Succede, sa? Assolutamente sì, ci ho pensato, ripensato e ho detto ma se dicono così forse ho fatto un qualcosa. Tantissime volte ci ho pensato e tantissime volte ho ricostruito pezzo per pezzo. Non potrei vivere con me stessa sapendo di aver fatto una cosa del genere. Poi perché? Io sento dentro di me il bene che volevo e che voglio tuttora, Samuele, mi manca abbracciarlo. Sono stanca, voglio giustizia. Io voglio giustizia per mio figlio. Ma inoltre Anna Maria va anche al Maurizio Costanzo Show e dice che ha un annuncio shock. Dice che sta per avere un altro figlio, ovvero Joel. La strategia dell'avvocato Taormina è quella di sempre attaccare, attaccare e attaccare. Cioè quella è la sua strategia, è quella della sua strategia. Sentite l'avvocato cosa dice. I fatti parlano chiaro, l'inchiesta è stata condotta male e devo dire che oggi la erronea conduzione dell'inchiesta è pagata dalla signora Franzoni. Ma Taormina, per non essere, insomma, confuso, accusa il RIS per gli errori fatti. Cioè, dice che il RIS ha fatto degli errori nel suo lavoro. Cioè, gli esami periti di parte, il pigiama era sul letto, quindi non era addosso alla signora Franzoni. Questo è quello che dice l'avvocato Taormina. Come vedete, Taormina contro il RIS. Siete investigatori da strapazzo. Cioè, praticamente c'è un dissing, una specie di insulti tra di loro. Cioè, praticamente dicono che sono investigatori da scemi, cioè sono degli scemi a fare delle indagini del genere. Sentite un po' il colonnello cosa dice, Luciano Garofano. Noi siamo stati confermati consulenti del pubblico ministero, questo dimostra la fiducia che ci è stata accordata fino adesso. Seguiremo il lavoro dei periti con grande serenità perché il caso di Cogni è stato affrontato con la stessa serietà e con la stessa scrupolosità con la quale abbiamo affrontato migliaia di altri casi omicidiari. Quindi non siamo che sereni, l'avvocato Dor. Quella sera, o meglio quel giorno, Anna Maria non si sente bene. Suo marito, Stefano, chiama il 118. Sentite un po' cosa dice Stefano al 118. Ma giustizia prevale. Anna Maria comunque dice che comunque
Il colonnello dice che Anna Maria avrebbe ucciso Simone prima di accompagnare suo figlio, l'altro figlio Davide a scuola, cioè davanti alla fermata dello scuolabus. Quindi è quello che fa un po' scattare nella testa gli inquirenti. Infatti, la donna venne subito arrestata e venne condannata a 8 anni di reclusione. Ma perché la sentenza diventi definitiva bisogna aspettare il ricorso in appello che il difensore di Anna Maria Franzoni, Carlo Taormina, ha già annunciato. La donna continua a dirsi innocente, sostenuta dal marito, Stefano Lorenzo. L'unica cosa che posso dire è incredibile. Per cui tutto quello che penso di averlo già esternato. Ci sono nuovi colpi di scena. Per calunnia sono indagati i genitori del piccolo Samuele e due periti della difesa. La nuova dura partita sul delitto di Cogne si gioca intorno ad un'impronta digitale trovata sulla porta della camera da letto e su macchie di sangue rinvenute nel garage della villetta di Montrose. Prove che, secondo la procura di Aosta, sono successive al delitto, quindi costruite. Quindi, Taormina non si fa una benedetta scorta di cavoli suoi e dice che completamente il processo era andato male. Quindi il RIS dice prove false nella villetta, Anna Maria e il marito nei guai. Quindi sono indagati entrambi, quindi anche il marito è indagato e quindi vedremo avanti. I psichiatrici hanno ipotizzato una semi-infermità mentale. Parlano di uno stato di ansia e di un doppio livello di coscienza, con una personalità isterica e narcisistica che utilizza meccanismi di rimozione e negazione. Insomma, quindi lei, dai perizi psichiatrici che è stata analizzata, inferma di mente, quindi ha ucciso lucidamente, cioè quindi seguendo una sua logica. Noi non chiediamo alla corte la pietas, noi la lasciamo a chi non ce l'ha. Noi chiediamo solo giustizia e siamo sicuri che questa corte ce la darà. Possiamo ipotizzare ad una persona che vede la mamma uscire assieme a Davide e le vuole fare un dispetto. E allora magari entra, non pensa di trovare il piccolino tutto rannicchiato sotto la coperta calda della sua mamma e viene preso dall'agitazione, dal raptus, dal oddio, adesso qualcuno l'ha visto. Cambia completamente la sentenza. La Franzoni viene condannata a 16 anni di reclusione. Io di parole non ne ho, perché una che uccide il bambino in maniera forte e soprattutto in una maniera così violenta non si meriterebbe 16 anni di reclusione. La causa della condanna dei 16 anni è mancanza di prove. Io di parole non le ho. Però comunque andiamo avanti, tanto siamo quasi ormai alla fine. Dalla notte scorsa è di nuovo in carcere Anna Maria Franzoni. La Cassazione ha confermato in via definitiva la sua condanna a 16 anni per l'uccisione del figlio Samuele, 6 anni fa a Cogne. Grazie a qualcuno che effettivamente ha problemi, ha avuto uno sconto di 3 anni, quindi è stata condannata a 13 anni di reclusione per la infermità mentale. Io non lo so cosa dire. Quindi, ragazzi miei, questo, o futuri criminologi, questo era il delitto di Cogne. Questa donna, in preda a un raptus di follia, uccide il bambino, il suo figlio. Anna Maria Franzoni ora è libera. Non è più una donna arrestata perché in sconto poteva uscire nel 2014, poteva riabbracciare il marito Stefano Lorenzi e poteva riabbracciare i figli. Ora ha 51 anni e si gode
la sua vita. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto questo video del criminologo Matte, se volete ancora video del genere mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto cliccate la campanella per ricevere tutti gli annunci di questo canale. Bene ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Dal vostro Matte è tutto. Ciao ragazzi!